Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Il bilancio del comune di Imperia è in sicurezza e la prossima amministrazione avrà finanziamenti per le opere pubbliche e anche la possibilità di accendere mutui. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni il sindaco Carlo Capacci. Sentiamo. Sindaco Capacci, entro breve il bilancio deve approdare al Consiglio Comunale di Imperia. Saranno lacrime e sangue, l'avete risolta la situazione, grossi tagli, che succederà? Sì, c'è stato uno sforzo per recuperare la somma che la Corte dei Conti ha chiesto di recuperare per iniziare l'ultima porzione di risanamento nel bilancio del Comune di Imperia, opera che è iniziata già nel 2013, da quando mi sono insediato. Ci sono stati dei tagli, potrebbero esserci poi in futuro col mio successore, potrà valutare magari di spostare dei soldi su basi scelte politiche, magari più su certi capitoli piuttosto che su altri. Abbiamo anche previsto in questa versione un piano, diciamo così, di risanamento del credito, in quanto noi riteniamo che il credito verso Amat sia certo. La Corte dei Conti ci dice che potrebbe non esserlo, quindi per mettere tutto in sicurezza abbiamo fatto una rateizzazione di questo debito, proiettata, spalmata sugli anni, e quindi sostanzialmente questo significa che al momento nel bilancio si prevede che questi soldi siano persi. In realtà, siccome persi non sono, quando entreranno saranno immediatamente spendibili. Quindi noi da un lato con l'Amat abbiamo messo in sicurezza Amat che pagherà il Comune di Imperia a rate. Dall'altra parte diciamo che il Comune di Imperia questo credito lo rateizza, quindi questi 8 milioni circa, come entreranno a rate nei conti del Comune, saranno immediatamente spendibili. E mi pare che per la città e per il mio successore sia un altro, diciamo, piatto della tavola che ho apparecchiato. Insomma, una tavola apparecchiata, non una tavola senza manco le briciole. Ma allora, il discorso è questo qua. Se uno vuole la tavola con tre antipasti, tre primi, tre secondi, quattro dolci, caffè, ammazza caffè, quella tavola lì non c'è. Cioè è inutile che ci stiamo a raccontare favole. Una tavola normale, di una gestione normale, di un comune normale, quella c'è. C'è e si possono fare tante cose, si potranno fare tante cose. Amat ha cominciato da quest'anno a pagare regolarmente il comune di Imperia. Inoltre, il socio privato ha versato 3,5 milioni di euro per sostenere la società. Lo ha spiegato ai nostri microfoni la presidente di Amat, Barbara Pirero. Presidente Pirero, ristrutturazione di Amat, che cosa vuol dire? Che pagherete questi soldi al comune di Imperia, un debito che si è accumulato negli anni, 7 milioni, quindi cifre importanti. Avete risolto anche i contenziosi con Rivieracqua? Con Rivieracqua, dopo l'istanza di fallimento, dopo il ritiro delle istanze di fallimento, si sono impegnati ad un piano di rientro che ad oggi stanno rispettando, più il pagamento di tutto il corrente. Di conseguenza noi siamo riusciti a, è stato un lavoro di un anno e mezzo, quindi un lavoro certosino, per riuscire a rientrare del debito nei confronti del Comune di Imperia, prevedendo che a partire dal 2018 tutte le somme dovute al Comune di Imperia saranno pagate, questo ammonta a 1 milione di euro. Quindi avete già cominciato a pagare. Certo, i primi 3 mesi abbiamo già cominciato a pagare, un poco meno di 300 mila euro. Speriamo di ottenere l'accordo da parte delle banche, dopodiché si andrà verso il piano effettivo di ristrutturazione, tenendo conto che in questa fase qui abbiamo chiesto anche l'intervento del socio privato, perché chiaramente il Comune di Imperia aveva fatto la sua, per cui era giusto anche che il socio, a parte che è un amministratore prudenziale, prudente, lo fa, hanno messo a disposizione 3 milioni e mezzo di euro. Quindi Iren ha messo di tasca 3 milioni e mezzo di euro. 3 milioni e mezzo di euro prevalentemente finalizzati a effettuare degli investimenti in un arco temporale di 5 anni. Cioè non è che adesso noi possiamo prendere i 3 milioni e costruire chissà, anche perché la situazione di Rivieracqua è molto incerta, di conseguenza noi abbiamo la nostra cassetta di sicurezza, che qualora le cose non funzionassero in un certo modo, possiamo sempre attingere da questo fondo messo a disposizione. Quindi diciamo che il lavoro è stato un lavoro lungo, certosino e che forse produrrà gli effetti sperati, anche perché abbiamo patito veramente per 3 anni. I partiti della coalizione di centrodestra tornano ad unirsi e sembra scongiurata la frattura con Fratelli d'Italia nei comuni di Ceriale e Alassio, annunciata nella giornata di ieri. Il sindaco di Alassio, Enzo Canepa, ha sottolineato che il centrodestra è unito. Sentiamo.
Fratelli d'Italia non ha gradito l'atteggiamento di qualche alleato al quale dà conto fa riferimento, che prima avrebbe negato l'ingresso in lista dei due nomi proposti da Fratelli d'Italia, salvo poi correre ai ripari. Toti si è fatto carico di una proposta che avrebbe condannato Quirici all'isolamento politico e all'azzeramento della sua lista. I membri avrebbero interpretato la proposta come un abbraccio mortale in extremis per ottenere la restituzione del simbolo di Fratelli d'Italia ad Alassio, non risolvendo però la crisi acerale. Pizzimbone ha deciso di non commentare questa scelta che potrebbe danneggiare lo stesso partito. L'unico commento è arrivato da Alassio, tramite Canepa, che raccoglie l'assist di Toti e di Chiara. Ringrazio il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci e l'assessore Gianni Berrino per essere prontamente intervenuti. Mai avuto dubbi sulla lealtà di Fratelli d'Italia. Il centrodestra è unito e compatto, pronto per governare Alassio per altri 5 anni. Si è tenuta questa mattina in Imperia la presentazione della lista a sostegno di Maria Nella Ponte, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Presente anche Alice Salvatore, capogruppo dei 5 Stelle in Regione. Vediamo. Questa scelta è dovuta al fatto che fino ad oggi non mi sono mai occupata direttamente di politica, perché sono sempre stata molto impegnata e interessata su altri ambiti. Nel momento in cui sono entrata a contatto con il Movimento 5 Stelle di Imperia, il nuovo Movimento 5 Stelle di Imperia 2018, e mi si è offerta, presentata davanti, la possibilità di contribuire fattivamente alla realizzazione di questo progetto per la lista di Imperia, inizialmente come candidata, ho subito accettato, perché quando è il momento di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per la città, io sono sempre disponibile. E quindi era arrivato il momento, mi si è presentata l'occasione per mettermi a disposizione della città e finalmente poter fare qualcosa per cambiare ciò che c'è da cambiare in città, migliorare ciò che c'è da migliorare, e quindi ho subito accettato questa opportunità. Il metodo per cambiare la città è quello appunto della trasparenza, della democrazia partecipativa, della comunicazione costante e trasparente con i cittadini. Un metodo che è comune a tutto il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, e che desideriamo portare anche ad Imperia. Purtroppo è una terra dove è presente in grande forma la malavita organizzata e il modo per scardinarla è senz'altro quello di riuscire a proporre degli amministratori pubblici che siano incorruttibili, che cioè non vadano a stringere patti o alleanze o insomma le solite logiche clientelari che purtroppo caratterizzano gran parte della vita politica in Italia. Chiaramente ci sono delle priorità, ciascuno ha le proprie priorità. Riteniamo proprio per i principi sulle quali si baserà l'azione del Movimento 5 Stelle ad Imperia, di dare le priorità sentendo quali sono le necessità vere, concrete e sentite da parte della popolazione. Naturalmente le urgenze, le emergenze, le questioni legali verranno affrontate indipendentemente dall'opinione pubblica. Però sulla modalità di intervento a livello di spesa pubblica da fare ad Imperia sarà decisa con i cittadini. Domenica prossima, in vista della partita di playoff tra Sanremese e Viareggio, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità a Sanremo nella zona dello stadio. È emesso anche un provvedimento di divieto di somministrazione di bevande alcoliche. Sentiamo. Come cambia la viabilità in vista della partita di domenica al Comunale di Sanremo? Ecco, per quanto riguarda la viabilità che andremo ad attuare domenica prossima, domenica 13 maggio, in relazione alla partita di calcio, abbiamo emesso un provvedimento, un'ordinanza, che prevede che dalle 12 è vietata la sosta dei veicoli nel tratto antistante l'ingresso principale dello stadio e il primo tratto di via Tre Ponti per quanto riguarda la sosta dei veicoli ospiti. Nel provvedimento abbiamo anche tenuto conto dell'eventualità,
di dover sospendere la circolazione veicolare, diciamo nei momenti in cui il responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, deciderà di interrompere la circolazione. Tendenzialmente io direi dalle 13:30 alle 14, ecco, in questo orario per quanto riguarda l'entrata dei tifosi ospiti. Stesso provvedimento attueremo poi per quanto riguarda l'uscita intorno alle 16:30, 16:45, proprio per consentire l'uscita dei tifosi ospiti in sicurezza. Ecco, per chi invece va a vedere la partita, cosa consigliate di non usare l'auto? Ma sicuramente sì, oppure di utilizzare come area di sosta il tratto dei Tre Ponti successivo, diciamo, ai primi 200-300 metri, ecco. Quindi in quel caso lì è possibile utilizzare quell'area di sosta. Ecco, c'è un'altra ordinanza, questa volta, e cosa prevede per quanto riguarda la vendita di alcolici? Sì, come è già capitato quest'anno in occasione delle partite interne della squadra di calcio, la Questura ci chiede di, a firma del sindaco, emettere un provvedimento di, diciamo, divieto di somministrazione di bevande alcoliche e di bevande anche non alcoliche in contenitori che, non siano di plastica. Quindi, chi si recherà allo stadio non potrà assolutamente consumare bevande alcoliche e verranno utilizzati bicchieri di plastica per la somministrazione anche delle altre bevande. Questo provvedimento ha effetto 2 ore prima dall'inizio dell'incontro di calcio, quindi dalle ore 13, sino ad 1 ora dopo il termine dell'incontro, quindi tendenzialmente intorno alle 17:30-18. Fino al 18 maggio all'aeroporto di Villanova d'Albenga si terrà un corso di cultura dell'aeronautica aperto ai giovani con lezioni teoriche anche ad Imperia. I corsi di cultura aeronautica sono svolti dalla Forza Armata in accordo con il Ministero dell'Istruzione, nel quadro delle iniziative informative e orientative volte a diffondere la conoscenza del mondo aeronautico, facendo vivere ai giovani una concreta esperienza di volo. Vediamo! Capitano Angelucci, allora l'aeronautica Imperia per portare i giovani in volo, ma non solo, per sviluppare la cultura aeronautica, è così? Avvicinare i giovani a quella che è la cultura aeronautica, dare a loro la possibilità di conoscere anche il mondo aeronautico per poi poter effettuare delle scelte consapevoli. Noi siamo ad Imperia per ben 2 settimane in cui facciamo questo corso di cultura aeronautica per i giovani che vanno dai 16 ai 20 anni. 2 settimane, una prima settimana di carattere teorico in cui facciamo delle vere e proprie lezioni teoriche sui fondamenti del volo, al termine del quale vi è un test che determinerà una graduatoria di merito. La seconda settimana i ragazzi verranno in volo con noi, quindi potranno provare l'ebbrezza del volo dove? Proprio sulla città di Imperia. Decolleremo dall'aeroporto di Villanova d'Albenga per poi arrivare qui su Imperia e ritornare a Villanova d'Albenga per l'atterraggio. Al termine del corso, i ragazzi, abbiamo avuto più di 600 domande, ma solo 270 ragazzi hanno potuto partecipare al corso. Tutti avranno un attestato importante sia per la parte scolastica, quindi alternanza scuola-lavoro, crediti formativi, ma anche utile come punteggio di merito per alcuni concorsi di accesso in aeronautica militare. E adesso pausa brevissima, a tra poco! Si è tenuta oggi presso il Museo dell'Olivo Carlo Carli la finale della gara di lettura del torneo delle scuole medie di Imperia, un gioco di squadra altamente educativo che ha appassionato i ragazzi. Sentiamo la libraia Nadia Schiavini. Si gioca la finale della gara di lettura del torneo delle scuole medie di Imperia e noi abbiamo l'onore quest'anno di giocare nuovamente all'interno dell'Olio Carli, del Museo dell'Olio Carli. Sono arrivati in finale la seconda F della Boine, dell'Istituto Boine, e la seconda M di Castelvecchio, della Sauro. E oggi si gioca questa finale. Come premio avranno uno scatolone di libri, 20 libri di novità, proprio di narrativa per ragazzi. E il vincitore lo porterò lunedì, per l'intera giornata a Torino a fare una super finalissima contro i vincitori del torneo, di Rivoli. E poi nel pomeriggio, per concludere questo lavoro che è durato da
quasi 3 mesi, li porterò al Salone del Libro di Torino per concludere in bellezza in mezzo ai libri e agli eventi con autori e scrittori per ragazzi. Sono molto entusiasti, infatti sono molto tesi stamattina per questa finale, e è un vero progetto di educazione alla lettura, perché oltre a ottenere l'obiettivo di far leggere molto ai ragazzi, perché devono leggere una bibliografia di 10 libri sui quali poi io li interrogo, faccio dei giochi, dei quiz su questi libri, è un gioco di squadra, quindi i ragazzi formano una vera squadra, la classe si unisce per ottenere l'obiettivo, raggiungere l'obiettivo di vincere il torneo. Domenica 13 maggio, festa della mamma, torna all'appuntamento con l'azalea della ricerca di AIC, il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili. 20.000 volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro coloreranno 3.700 piazze con l'azalea della ricerca per raccogliere fondi. Ascoltiamo in collegamento telefonico il ricercatore Valerio Voliani. Valerio Voliani, ricercatore dell'AIRCI. Domenica 13 maggio, in occasione della festa della mamma, torna l'appuntamento con l'azalea della ricerca di AIRCI, appunto, il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili. Ebbene sì, è proprio così. Quindi vi aspettiamo nelle piazze, sia volontari che ricercatori dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, per dare un sostegno reale alla ricerca i tumori che stiamo svolgendo. Un regalo speciale quindi per tutte le mamme, un gesto concreto per sostenere il lavoro di voi ricercatori? Sì, a fronte di un contributo di 15 euro potrete comprare questi fantastici fiori, queste azalee coloratissime da regalare appunto a tutte le mamme come un segno di ti voglio bene. Proprio in questo modo è uno dei migliori modi per dimostrare il bene che si vuole alle proprie mamme, proprio perché tutto il denaro che sarà raccolto durante questo evento servirà per la ricerca sui tumori, in particolar modo sui tumori femminili. Per trovare la zona della ricerca quindi basta andare sul sito di AIRCE oppure telefonare al numero verde? Sì, proprio così, si può cercare sul sito di AIRC oppure telefonare al numero verde che è 840-001-001 per sapere dove, in quali piazze saranno i volontari e i ricercatori di AIRC. Per quanto riguarda Imperia, saremo presenti in Piazza Dante e su Lungomare. Inoltre voglio ricordare che se non si potesse andare nelle piazze a trovare appunto volontari e ricercatori, si può anche ordinare le azalee direttamente su internet sul sito di AIRC, quindi www.airc.it. Perfetto, quindi allora per la festa della mamma regaliamo l'azalea della ricerca e tutti insieme contro il cancro io ci sono, il vostro slogan? Assolutamente sì, urliamolo contro il vento, contro il cancro io ci sono e rendiamo reale questa possibilità di cura per i tumori femminili. Portiamo la percentuale di sopravvivenza al 100%. A 50 anni dalla scomparsa del padre Bob, Kerry Kennedy ha fatto visita a Cuneo nell'ambito dell'iniziativa organizzata dalla Fondazione CRC, una giornata memorabile per la città in cui Kerry Kennedy, presidente della Fondazione Robert Francis Kennedy Human Rights, ha incontrato oltre 2.500 studenti. Vediamo il servizio della redazione di Telegranda. È durata circa 4 ore l'intensa mattinata cunese di Kerry Kennedy. Arrivata in elicottero, ha prima incontrato gli studenti al Palo Ubibanca per poi visitare in anteprima la mostra interattiva dedicata al padre, che rimarrà allo spazio innovazione della Fondazione CRC fino al 16 dicembre. Ad accoglierla in città Gian Domenico Genta, presidente della Fondazione CRC che ha reso possibile questo evento. Con lei è giunta a Cuneo anche Letizia Moratti, ex sindaco di Milano e oggi presidente del consiglio di gestione della Ubibanca.
I think the message is that one person can make a difference, and the hope for the world is in our youth. Ciascuna persona può fare la differenza. Abbiamo continue dimostrazioni di quanto i giovani possano cambiare il mondo. Nel mio paese, ad esempio, con il movimento studentesco di Parkland contro le armi. Stamattina voglio conoscere i giovani di Cuneo e il mondo che vogliono costruire. Avere Kerry Kennedy a Cuneo che porta il messaggio, che è un messaggio che è indimenticabile, di quello che ha fatto il papà negli anni 60, tra l'altro in un anniversario oggi il 9 maggio in cui anche Aldo Moro è stato assassinato, per cui una coincidenza che ci mette in condizioni di far capire che Cuneo non è ai confini dell'impero, Cuneo è al centro dell'impero. Noi sappiamo valorizzare tutto quello che le nostre genti e le nostre terre stanno costruendo, ma devono passare messaggi di inclusione, di solidarietà, e questo certamente i ragazzi oggi ne avranno una prova concreta. La presenza di Kerry Kennedy qui a Cuneo nel 50° anniversario della morte di suo padre è una presenza importantissima per la città di Cuneo, quindi un applauso alla città di Cuneo che ha voluto questa mostra e questa testimonianza. Kerry testimonia davvero una grandissima forza, una determinazione nel difendere i diritti umani, quindi i diritti dei più deboli, i diritti di chi è marginato, i diritti dei migranti, quindi i diritti di chi ha delle fragilità. E io ricordo sempre quello che lei cita di suo padre, che per me è un tema molto caro, il fatto che ormai nella nostra economia gli indicatori normali come il PIL non sono più quelli giusti, abbiamo bisogno di indicatori che tengano conto del benessere delle persone e dell'ambiente, cosa che il PIL non fa. Quindi oggi credo che i ragazzi ascolteranno una testimonianza straordinaria e sono certa che ne usciranno molto arricchiti. Olivier Toscani, ladro di felicità. Questo è il titolo della mostra che sarà visitabile a Genova, a Palazzo Ducale, con oltre 100 fotografie rubate da Toscani a bordo di Costa Pacifica nel corso di una crociera ai Caraibi partita lo scorso 31 marzo. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà in esposizione a Palazzo Ducale fino al 14 ottobre. Un'azienda così importante come Costa Crociere, che, 70 anni, che compie 70 anni e 70 anni tutti a Genova, per la città è una cosa veramente significativa. Io sono molto contento che possiamo festeggiare i 70 anni e sono ancora più contento perché i programmi futuri dicono che festeggeremo altri 70, altri 70, altri 70 sempre qui a Genova. Genova diventa la città chiave per Costa Crociere e questo non può fare altro che piacere. Genova però deve aiutare Costa Crociere, ovvero sia come amministrazione noi dobbiamo, assieme al porto ovviamente, perché come sapete l'area portuale non è di competenza dell'amministrazione, ma lavoriamo tutti assieme, e dobbiamo aiutare l'azienda a raggiungere i propri scopi dal punto di vista del business e quindi con la ricaduta in termini occupazionali, in termini economici sulla città. Quindi se Costa Crociere ha delle esigenze particolari noi dobbiamo aiutarli. Cos'è la felicità? Non lo so, è una ricerca, è una voglia. Una voglia, una speranza, è quel tesoro che cerchiamo, no? Che ci dà, fa venire voglia di continuare a vivere. L'essere felice credo che sia la cosa più importante, la cosa più importante, l'essere felice. E la felicità è staccata dai marketing, dalle cose, dalla ricchezza, dalla materia, è staccata dalla politica, è staccata da tutto. La felicità è l'aria. I fotografi non fotografano mai, i fotografi inventano, cioè fotografano un po' loro stessi e la loro visione del mondo, sicché i fotografi depressi fotografano la depressione, i fotografi felici fotografano la felicità. Basta guardarlo Oliviero Toscani, si capisce subito che è più vicino alla felicità che ad altri temi. È vero che ha fotografato anche l'anoressia, ma questo era una sorta di speranza lontano visto il proprio fisico, ma nell'insieme è il suo buon umore barocco che lo spinge a vedere il buon umore barocco negli altri, e la serie delle fotografie lo rappresenta in pieno. Mi è interessato questo lavoro perché dico, voglio vedere se si può fare senza messa in scena, ma andando a cercare veramente se ci sono degli angoli di felicità e di bellezza.
E questo è difficile, perché la bellezza, per esempio, bisogna avere la gente giovane, bisogna avere la bellezza ormai ha una forma, ci si adegua a una certa modo di una certa bellezza. E invece lì siamo riusciti a far vedere la bellezza anche della gente matura, la bellezza e la felicità anche da chi non pensi possa essere. Quindi è stata una bella ricerca. Secondo i dati Istat è aumentato in maniera esponenziale il numero dei poveri in Italia. Ce ne parla l'angolo di Daniele Lacorte. Il governo guida Lega 5 Stelle si prepara al grande pataracchio. Un buon 60% dei voti finiti a Di Maio e compagni arriva dagli scontenti della sinistra e qualcuno è anche finito sicuramente in favore della Lega. Ma l'effetto Renzi sicuramente ha provocato la diaspora e la conseguente perdita di consensi. Ora il governo, salvo eclatanti inversioni di marcia, potrebbe insediarsi da un momento all'altro. Torneranno a promettere il reddito di cittadinanza da una parte e la flat tax dall'altra. Poi l'autonomia fiscale di matrice leghista e il conflitto di interessi per i pentastellati. L'avevano promesso ai loro elettori e ora dovranno mantenere. Dovremo e vedremo, aspettiamo prima di giudicare, ma intanto un nuovo dato allarmante arriva dall'Istat: è aumentato in maniera esponenziale il numero dei poveri. Sono circa 5 milioni di italiani, l'8,3% della popolazione residente. Rispetto al 7,9% del 2016 e del 3,8% dell'anno scorso, i poveri sparsi per la penisola sono circa 2 milioni. Coinvolte 154.000 famiglie, 261.000 persone. I poveri aumentano al sud e al nord, in diminuzione al centro. Qualcuno anni fa aveva promesso 1 milione di nuovi posti di lavoro. Oggi sono 1 milione le famiglie senza reddito, senza occupazione. Riflettiamo. È il caso di continuare a sparare stupidaggini o è meglio creare lavoro aiutando le aziende per farle tornare ad assumere? E adesso spazio ai Via Eventi e poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Genova, carreggiata sud, tra Spotorne e Savona, chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere di sicurezza, dal 7 maggio al 12 maggio. È il momento del quadro meteo per i prossimi giorni. Domani, venerdì 11 maggio, cielo poco e regolarmente nuvoloso per addensamenti di nubi basse, diffuse e ampie schiarite dalla mattina. Una residua instabilità a partire dalle ore centrali potrà dare luogo a fenomeni temporaleschi. Venti deboli, in prevalente regime di brezza. Mare poco mosso sotto costa, localmente mosso o molto mosso al largo, mosso a levante in serata. Dopodomani, sabato 12 maggio, l'ingresso di flussi umidi potrà favorire la formazione di nuvolosità nei bassi strati, schiarite più ampie nelle ore centrali e sugli estremi della regione. Venti deboli in prevalenza dei quadranti meridionali, locali regimi di brezza. Mare mosso in calo a poco mosso.
Ed è tutto anche per l'edizione di oggi. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio con le notizie nazionali del TG ADN Cronos. Buona serata. Governo si profila un'ipotesi staffetta di Maio Salvini. UE, monito di Mattarella, farcela da soli è solo un'illusione. Finanziavano il terrorismo islamico. 14 arresti. Sbloccato lo stallo grazie al passo di lato di Silvio Berlusconi, oggi le trattative per il governo 5 Stelle Lega sono entrate nel vivo. Di Maio e Salvini si sono incontrati alla Camera. Al centro del tavolo il programma e la composizione dell'esecutivo. Sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione, ha fatto sapere Salvini. Per il ruolo di Premier si fa strada l'ipotesi staffetta, una legislatura in cui per metà del tempo il presidente del Consiglio sarebbe Di Maio, per l'altra metà Salvini. Pensare in Europa di potercela fare da soli è pura illusione, oppure è un inganno consapevole delle pubbliche opinioni. È il monito lanciato dal presidente Mattarella aprendo i lavori dell'ottava edizione della conferenza The State of the Union a Fiesole. C'è chi, dinanzi al lavoro gravoso che c'è da fare in Europa, ha rilevato Mattarella, cerca formule ottocentesche, soluzioni ai problemi degli anni 2000. Smantellate due cellule del terrorismo islamico in Italia. Oggi 14 persone sono state arrestate tra Sardegna e Lombardia con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento al terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva. Il blitz è scattato al termine di due distinte indagini, da cui è emersa la presenza nel nostro paese di una rete di supporto alle formazioni combattenti di matrice integralista islamica operanti tutte in Siria. Sale la tensione tra Israele e Iran sulle alture del Golan, dove Teheran avrebbe, secondo quanto denunciato dallo Stato ebraico, lanciato almeno 20 razzi contro le postazioni israeliane, senza tuttavia provocare feriti. Immediata la reazione di Israele, che ha risposto con raid su vasta scala contro obiettivi iraniani in Siria, provocando almeno 23 morti. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre alla sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.